Ben ritrovati a Ceramicanda TG Architettura. Parliamo di attualità. Con un disegno di legge costituzionale presentato al Senato il 28 luglio scorso, il senatore del PDL Raffaele Lauro propone l'abolizione dell'esame di Stato per l'abilitazione professionale. Il disegno di legge è una modifica all'articolo 33, comma quinto della Costituzione in materia di ordini professionali. Prevede infatti la soppressione dell'articolo 33 della Costituzione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. È, come ha detto Lauro, una riforma liberale da realizzare per liberare energie per un nuovo sviluppo economico. Gli ordini professionali si sono infatti trasformati in corporazioni. Continuiamo con un progetto: nuove aule, biblioteca, sala d'arte, sala musica e nuovi servizi, ma soprattutto nuovo cladding per la Preparatory School di Warunga, Australia. L'edificio, ampliato e ristrutturato su progetto di GGF Architects, si trova nel mezzo delle architetture in stile gotico facenti parte del patrimonio artistico nazionale. Il progetto ha dato coerenza formale a un edificio scolastico multipiano già esistente, caratterizzato dalla compresenza di forme e finiture differenti, semplificazione delle forme, rivestimento della facciata con pannelli multicolor e inserimento di nuove coperture sono le soluzioni architettoniche impiegate dai progettisti. Continuiamo con un evento. Dal 21 al 24 settembre Verona ospita la mostra Luce e Materia. Come in un divertente gioco di specchi, dialoga con superfici opache ed assorbenti o lucide e riflettenti, che in funzione della luce si comportano come gli specchi deformanti, creando anamorfosi e fenomeni di traslucenza. Ideato e realizzato dal designer Raffaello Galiotto, il percorso della mostra propone un percorso avvincente, quasi ludico, che accompagnerà il visitatore ad esplorare in un crescendo di stupore il rapporto tra la luce e il marmo e le potenzialità espressive del loro incontro. E continuiamo parlandovi di un evento. Dopo aver toccato le principali città d'Europa in poco più di un anno, Smart Urban Stage arriva a Milano con un veneristico allestimento ed una serie di esclusivi eventi. Il futuro della città verrà raccontato attraverso una mostra concorso di 12 progetti ospitati da una tensa struttura che ha già fatto tappa a Berlino, Roma, Zurigo, Parigi, Madrid, Bruxelles, Amsterdam, Barcellona, Londra e Colonia, che ospiterà fino al 21 settembre i progetti in concorso, frutto della ricerca di giovani architetti e designer. Ed ora Your Movie Box, lo spazio completamente dedicato al mondo dell'architettura. Vedremo un servizio che ci arriva dagli architetti dello studio Cumo Mori Roversi, che hanno presentato il restauro con ampliamento dell'ex campanile di Santa Colomba a Rimini. Vediamo!